Iniziamo la seconda parte della nostra maglia Eugenia, che ho chiamato Eugenia. Abbiamo fatto la manica, adesso dobbiamo aumentare ai lati i punti per fare la lunghezza, diciamo, del nostro corpo, cioè la lunghezza che noi vogliamo ci sia dal sottoscelle ai fianchi o alla vita, al punto dove volete che arrivi voi. Per cui io non vi posso dire quanti punti dovete montare, tanto, come sapete, dipende dal numero di uncinetto, dal tipo di filato, ma soprattutto dalla lunghezza che volete raggiungere. Per cui voi vi prendete, calcolate che questa è la metà manica al giro manica, calcolate quanto volete la lunghezza. Dove l'ho messo quel foglio di ieri? Aspettate che cerco il foglio. Eccolo che l'ho trovato. Cioè, ieri sempre tengo, guardate i miei fiorellini, che io quando chiacchiero faccio sempre fiorellini. Allora, facciamo così, lasciamo stare il fiorellino. Noi siamo partiti da qua. Mettiamola così, che forse mi piace di più. Siamo partiti da qua, scrivi, ecco. Abbiamo allargato la nostra manica e abbiamo già fatto, come vi dicevo ieri, un pochino di arrotondamento sia da una parte che dall'altra. Adesso qui ci sarà poi la nostra scollatura, quindi quello che va da qui a qui corrisponde ai centimetri di catenella che voi dovete fare per raggiungere la misura che volete ottenere, che siano fianchi, che siano sopra o che siano sotto. Dovete aggiungere tante catenelle quanti sono i centimetri che volete raggiungere. Diciamo che in questo momento non è così necessario che i punti che voi aumentate siano multiplo di 6, perché avendo fatto tutti questi aumenti, il multiplo di 6 in questa parte dove abbiamo fatto il punto operato c'è, ma in questi potrebbe non esserci. Voi potete avere qualche punto in più, qualche punto in meno, sempre in base alla misura della vostra manica, però non è necessario che i punti che voi montate siano multiplo di 6, perché poi andremo ad, come si dice, a non equiparare, ad adattare il nostro punto operato partendo da qui in giù. Quindi i punti che eccedono, eventualmente eccedessero, corrispondono ai punti di bivagno o di bordo che noi andremo a fare in questa parte. Quindi non è così necessario. La cosa più importante è che voi adesso aumentiate tanti punti, quanti sono i centimetri, cioè tanti punti corrispondenti ai centimetri che voi volete sia la lunghezza della vostra manica dal sottoscella al punto che volete raggiungere. Quindi questo dovete farlo in autonomia. Vi ricordate che vi avevo detto, mi pare alla fine della prima parte del, diciamo, di questi video, vi avevo detto di cercare di iniziare il corpo con un giro tutto di punti bassi, io di punti alti, scusate. Difatti io sono arrivata, vedete, questo giro è il sesto, adesso io dovrei fare il settimo, che sono tutti punti alti. E penso, spero che anche voi siate arrivati a quel punto. Comunque ve l'ho detto, è utile ma non necessario o tassativo. Indipendentemente dal giro dove voi siete arrivati, avete montato tante catenelle corrispondenti, l'avrò detto mille volte, corrispondenti ai centimetri della lunghezza che volete fare. Adesso montate, attaccate, vedete, finite, montate tutte le catenelle, continuate, diciamo così, a fare catenelle, e adesso in base al numero che avete montato tornate indietro. Quindi il numero preciso, facciamo una catenella, i due punti bassi per alzare il punto alto, e lavoriamo, nel mio caso, tutti i punti alti. Ogni catenella ci vado a lavorare un punto alto, voi naturalmente farete il punto corrispondente al giro dove siete arrivate. Io faccio tutti i punti alti, arriverò, scusate che finisco questo, arriverò
alla manica e continuerò a lavorare tutti i punti alti sino all'altra parte. Sin qua, quindi tutti i punti alti o i punti che dovete fare nella catenella e lavorate sempre, diciamo così, lavorate il giro dove siete arrivati anche nella manica. Quando arriviamo qui ci vediamo assieme, quindi tutto il giro fate i punti corrispondenti al numero di giro dove siete arrivate. Finito il nostro giro siamo arrivati dalla parte opposta a dove abbiamo montato le nostre catenelle e lavorato un giro che, come vi ho detto, per me sono tutti i punti alti perché corrisponde al giro, aspettate che mi avvicino un po', corrisponde al giro 7. Adesso devo andare a fare lo stesso lavoro, perché mi dondola? Devo andare a fare lo stesso lavoro dall'altra parte, però se io continuassi qui il mio lavoro facendo le catenelle come ho fatto dall'altra parte, mi troverei con un giro di differenza, perché vedete, io i punti bassi li ho lavorati nel giro sotto, io qui monterei le catenelle e poi tornerei indietro con quello per me, che per me è il giro 9, e quindi avrei un lato con un punto, l'altro lato con l'altro, mentre invece devo avere i due lati con lo stesso punto. Allora cosa facciamo? Lasciamo in sospeso un attimino il lavoro fatto fino adesso. Entra in gioco quel gomitolino che vi avevo detto, se vi ricordate, a inizio video vi avevo detto se avete una rocca fatevi un gomitolino di filato in modo che vi possa essere utile al momento opportuno. E adesso entra in gioco lui. Cosa facciamo? Con questo ci andiamo ad agganciare alla base del punto alto, dell'ultimo punto del giro che avete lavorato, sulla base, quindi ci andiamo a agganciare nel giro precedente, l'ultimo che abbiamo lavorato, vedete, non ci agganciamo qui perché altrimenti sarebbe inutile fare questo lavoro, ma ci agganciamo qui sotto, prendiamo il filo, questo lo abbiamo lasciato in sospeso, dimentichiamocelo, questo facciamo finta che non ci sia, andiamo a lavorare con il filo del gomitolino, l'ho perso, eccolo qua, mi aggancio con questo, talmente sottile e lucido che scivola da tutte le parti, faccio il primo punto, lo stringo bene perché è quello di aggancio, non è già una catenella che poi lavoreremo, ma è solo un filo di aggancio, e adesso andiamo a montare tante catenelle quanto ne avete montate dall'altra parte, lo stesso identico numero di catenelle. Lasciate qui in sospeso e aperto l'ultimo punto lavorato, questo, e montate tutte le vostre catenelle. Montate tutte le catenelle, chiudiamo il nostro giro. Chiudiamo, oh là là, come si separa questo filo, così, bello, ma si separa. Ne lasciate un pochino, così poi l'ho assicurato una volta che abbiamo finito tutta la nostra parte. Vediamo se riesco a romperlo perché non ho le forbici, quindi ne ho preso anche tanto io filo, ma poi ci servirà anche per l'altra parte. Comunque quello rimane lì, vedete, noi ci siamo costruite la stessa identica base che abbiamo dall'altra parte, che avevamo dall'altra parte. E possiamo tranquillamente continuare a lavorare nelle catenelle che abbiamo appena montato i nostri punti alti o il punto corrispondente alla riga che voi state facendo. Potete proseguire così fino alla fine. Assicuratevi a fine giro, contatele di avere tanti punti a sinistra quanti ne avete lavorati a destra, devono essere tanti uguali. Abbiamo completato questo giro e adesso, che diciamo è il primo del corpo, adesso possiamo vedere che noi sia da una parte che dall'altra abbiamo esattamente lo stesso punto. Adesso dobbiamo tornare indietro
ed ora in avanti proseguiamo senza più aumenti né diminuzioni, seguendo pari pari lo schema, per cui questa parte dove ci sono scritti gli aumenti e quest'altra non la dovete più considerare, perché questa con gli aumenti si riferisce esclusivamente alla manica. Quindi voi, in base a dove siete arrivati, per me, come vi dicevo prima, giro 7, adesso devo proseguire a fare il giro 8. Però per fare il giro 8 io devo essere sicura che questi punti che io ho aumentato sia per la manica sia per la lunghezza della maglia siano multipli di 6. Potrebbero non essere, più probabile che non lo siano, perché vi avevo detto non preoccupatevi di vedere se sono multipli o meno. Quindi cosa dobbiamo fare per fare poi proseguire, diciamo, nella manica il giusto punto, che non rimangano tutti spostati? Noi sappiamo che dobbiamo fare, parlo sempre per il punto che devo fare io, cioè il giro 8, voi andrete a fare la stessa considerazione col giro dove siete arrivati. Per il giro 8 io so che devo fare questo punto alto, catenelle, punto alto nel terzo punto del mio schema, che corrisponde poi al centro di questi tre punti alti che ho fatto nel gruppo delle catenelle. Io allora nel giro 5 ho fatto punto basso e catenelle, nel giro 6 nelle catenelle ho fatto i tre punti alti, che sarebbero questi, poi tutto un giro settimo, quello che ho appena fatto, tutto di punti alti. Al centro di questi tre punti alti, che ho lavorato sopra i tre punti alti e sottostanti, qui al centro io devo andare a lavorare il mio punto. Quindi, per sapere adesso, tornando indietro, dove farlo, devo, magari vi mettete un marcatore se volete, da qui dovete calcolare sempre tre punti e sapete che il terzo punto corrisponde esattamente al punto preciso dove andare a fare il nostro modulo. Quindi questo, poi 3 sarà qua, 3, 3, 3, 3, fate questo calcolo. Sul terzo punto noi dobbiamo iniziare a lavorare il nostro schema. Guardiamo, 3, 3, rimangono 4 punti, perché se lo facciamo qui non abbiamo più i due punti di vivagno. Allora conviene al limite fare più tanti punti di vivagno e va bene lo stesso. Quindi noi dovremmo lavorare, ora lo ricontrolliamo perché è sempre meglio contarlo due volte, dovendo lavorare il nostro punto qui sul quinto, facciamo 4 punti di vivagno che poi corrisponderanno al bordo, e dal quinto punto iniziamo a lavorare il nostro schema esattamente come da prospetto. Però facciamo il calcolo inverso adesso. Abbiamo detto che l'ultimo punto operato dobbiamo lavorarlo qui nel quintultimo punto. Andiamo indietro, ricontrolliamo, quindi questo è 1, ne controlliamo 3, qui, qui, qui. Vediamo se quello che abbiamo contato all'andata è esatto o se magari abbiamo sbagliato qualcosa, perché può succedere. Qui 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, esatto. Quindi è esattamente, vedete, rimane proprio al centro, vuol dire che il calcolo che abbiamo fatto all'andata è esatto così come dobbiamo farlo. Quindi cosa facciamo? Ripartiamo dall'altra parte, sarà naturalmente uguale se i punti che abbiamo montato sono giusti, però lo vediamo assieme. Allora facciamo la nostra alzata, poi un punto alto, due punti alti, in totale 3. Il nostro schema ci dice che sì che dobbiamo lavorare qui quello che abbiamo calcolato come quinto punto, però noi abbiamo un punto vuoto, quindi facciamo 3 punti alti, saltiamo un punto di base e qui andiamo a lavorare
a iniziare il nostro schema facendo un punto alto, una catenella e un punto alto. Questo naturalmente sempre in base al giro dove sono arrivata io. Saltiamo due punti e sul terzo ricominciamo a fare il nostro schema. Di nuovo ne saltiamo due e andiamo avanti così. Vediamo quando arriviamo alla fine, cioè arriviamo alla manica, se oltre ad aver calcolato bene abbiamo anche lavorato bene e questo punto rimane proprio al centro dei due giri precedenti. Allora, il punto è perfettamente allineato. Guardiamo, scusate che sposto un po', vedete che il punto del giro 8 è perfettamente allineato con i tre punti del giro 6. Esatto, del giro 6 il punto centrale è lavorato, cioè la base dei due punti del giro 8 è perfettamente inserita in corrispondenza del punto centrale dei tre punti alti del giro 6 e così sino in fondo. Quando arrivate qui voi, come abbiamo fatto sulla destra, anche sulla sinistra, proseguite rispettando sempre un punto alto, una catenella, un punto alto in un punto di base, ne saltate due e arrivate in fondo. Quando arrivate in fondo, diciamo che dovreste, ora vediamo cosa è successo, avere dopo l'ultimo punto lavorato ancora quattro punti di base, uno che saltiamo e poi i tre che abbiamo detto consideriamo tutti e tre di vivagno. Potrebbe essere che ci siano come ho, no, potrebbe mancarne uno, potrebbe essercene uno in più, sempre per effetto del più uno, sempre per il fatto che possiamo aver contato male, sempre per il fatto che possiamo aver fatto un errore qua e là, magari negli aumenti qui da una parte ne abbiamo fatto uno in più, dall'altra ne abbiamo fatto uno in meno, insomma tutto può succedere. Ora, se c'è l'errore e riusciamo a camuffarlo, non disfiamo tutto il lavoro che abbiamo fatto, tutta questa riga che è lunghissima e anche la precedente che è altrettanto lunga, perché se l'errore c'è è nel giro precedente, non in questo. Quindi arriviamo e vediamo se c'è l'errore, se non c'è, si dovesse presentare. Ecco, mi pare che non ci sia, ma non lo so, guardiamo. Allora, l'ultimo è punto alto, catenella, punto alto, io devo avere ancora quattro punti di base. Quanti ne ho? Uno, due, tre, no, vedete, ne ho tre. Allora, cosa possiamo fare? Siccome l'alzata che noi facciamo è formata da due punti, si vede bene, scusate, è formata da due punti bassi che poi assieme formano un punto alto. Possiamo fare questo, saltiamo il punto di base e lavoriamo i tre punti alti così. Uno, due, nell'alzata del punto alto. Il terzo che ci manca ci andiamo ad agganciare sul primo punto basso dei due punti dell'alzata, esattamente questo. Se lo tirate un po' e fate un punto alto un pochino allungato. Così recuperate il punto in più. Oppure, se non vi piace fatto a questo modo, se vi sembra che si veda, potete fare un'altra cosa. Quando arrivate alla fine, io lo farò così perché secondo me è il meno evidente. Quando arrivate alla fine, se mancasse un punto, invece che saltare proprio sull'ultimo modulo dello schema, scusate, su questo, l'ultimo, anziché saltare due punti di base, ne saltate uno. Rimane sul fianco, sulla cucitura, quindi non si noterà senz'altro. Ne saltate solo uno. Avete i vostri quattro punti di base, uno lo saltate e lavorate i tre punti. Vedete che non si nota tanto che qui ci sono due punti e qui ce n'è soltanto uno. Direi che non si nota per niente. Questo è un sistema. Se invece, aspettate che adesso vado a, vabbè, facciamo che finisce qua, poi lo correggo dopo, lo sistemo dopo. Se invece noi dovessimo avere anziché 4,
diciamo così, ne abbiamo 5, questo non lo consideriamo, dovremmo avere 4 punti, ne abbiamo 5, cioè noi andiamo a lavorare il nostro punto di base qui, questo è il nostro punto, sì, il nostro punto operato qui, questo facciamo finta che sia l'ultimo punto che noi lavoriamo, anziché 4 ne abbiamo 5. Cosa facciamo? Lavoriamo, saltiamo un punto, lavoriamo un punto alto e non lo chiudiamo, ne lavoriamo un secondo e non lo chiudiamo e li chiudiamo assieme. In pratica facciamo una diminuzione. Anche questa, essendo proprio nel primo punto, nel primo secondo giro, non si nota nemmeno. Vedete che non si nota. Quindi se è in più lo eliminate sugli ultimi 4-5 punti, lo eliminate. Se è in meno, ho saltato un punto meno, anziché due ne saltate solo uno, tra un punto operato e l'altro, tra un modulo e l'altro, o altrimenti andate a lavorare tutti e due i punti bassi dell'alzata del giro precedente. Io farò quella, quindi adesso la facciamo assieme, di nuovo vi faccio vedere. Quindi salto due punti di base, uno e due, faccio il mio ultimo modulo del punto operato, un punto alto, una catenella. Ho già lavorato questo filo, avendolo fatto e disfatto, salto un punto di base e me ne ritrovo due anziché tre. Quindi lavoro uno nel penultimo, due nell'ultimo e il terzo lo vado a recuperare nel primo punto basso dell'alzata del giro precedente, cioè qui. Entrerò qui, allungherò un pochino il mio filo sul punto alto e chiudo e avrò tre punti alti esattamente come dall'altra parte. Ecco, questo vedete è servito per riuscire a correggere un errorino, perché questo in pratica poi non si vede, a correggere un errore senza dover disfare tutto. D'ora in poi cosa dovete fare? Dovete continuare ad andare avanti su tutti i punti montati da bordo inferiore a bordo inferiore, destra a sinistra, compresa la manica, proprio su tutto il nostro lavoro, proseguite seguendo lo schema, sino a dove? Adesso lo vediamo. Mi daranno qualche premio per i disegni che faccio, perché sono veramente troppo brava a fare disegni. Allora, noi siamo partiti da qui e abbiamo lavorato la nostra manica sino a qui. Adesso cosa facciamo? Abbiamo aumentato i punti di qua e dietro, questa naturalmente è metà, e lavoriamo in questo modo, andiamo avanti così. Bisognerebbe la maglia vederla, il braccio diciamo vederlo a questo modo, perché noi abbiamo lavorato in pratica fin qua, così, siamo arrivati qui, perché magari lo faccio col blu, ecco, per distinguerlo un po', bisognerebbe che lo rifacessi, questo bel disegno. Ecco, siamo arrivati così, da qui alla parte, e adesso andiamo avanti su tutti questi punti. Lavoriamo naturalmente sia il davanti che il dietro. Dobbiamo decidere come fare la scollatura. Io farò la scollatura barchetta e davanti e dietro naturalmente, e la vorrei sufficientemente larga, proprio perché essendo estivo, ve l'ho detto, io soffro il caldo e intorno al collo voglio che ci sia dello spazio, del fresco, diciamo così. Quindi io proseguirò, farò tanti giri sino ad arrivare alla misura, misurandomi naturalmente il pezzo che ho fatto sul braccio, vedo dove arriva, alla misura dove io ritengo di dover iniziare a fare la scollatura. Se voi volete una scollatura rotonda anziché a barchetta, arriverete un po' più su, perché la vostra scollatura sarà più scollata sul davanti,
ma meno scollata sulle spalle. Quindi anziché fermarvi qui, qui per la barchetta, qui per la scollatura tonda. Se voi voleste una scollatura a V, più o meno vi fermate sempre dove avete fatto la scollatura tonda. Diciamo che la scollatura V più o meno verrà così. Quindi proseguite fino a dove volete che inizi la vostra scollatura a V. Naturalmente chi vuole, sia che sia tonda, scusate, barchetta, sia che sia tonda o che sia a barchetta, se la volete aperta, poi proseguiremo in seguito, per ora ci fermiamo qua, oppure qua, proseguiremo in seguito e vediamo come fare sia la scollatura, una, due, tre, come farla e come proseguire sino alla fine. Però per ora io col video, diciamo con la spiegazione, mi fermo a questo punto o a questo punto, questo lo decidete voi. Voi dovete arrivare qui se volete tonda o a V, qui se volete a barchetta o comunque indipendentemente dal tipo di scollatura, perché voi al limite potreste anche volere una scollatura sì rotonda, ma dite invece che così io voglio che la mia rotonda mi arrivi fin qua, che sia proprio molto molto scollata, una barca molto accentuata o un girocollo molto un girocollo tondo molto accentuato. Quindi dovete decidere qual è la misura della spalla dove volete iniziare la vostra scollatura e sino a lì arrivate con tutto il punto operato con lo schema. Spero di essermi spiegata, eventualmente nei commenti mi fate le domande e cerco di chiarirmi meglio. Come potete vedere io ho proseguito, questa c'è la metà manica, e ho proseguito sulla spalla. È ancora poca come misura di inizio scollatura, anche se vi ho detto che voglio una barchetta piuttosto accentuata, questa è ancora poco. Penso che almeno ci vorrà ancora tanto così. Quindi proseguo ancora un pochino, quando arrivo alla misura mi fermo e con il prossimo video vedremo assieme come fare la scollatura, come fare diminuzioni, aumenti o quello che dobbiamo fare sia sul davanti che sul dietro.